Ciao a tutti e ben ritrovati. Come promesso ieri sulla mia pagina Facebook, eccoci finalmente a parlare di concerti. Attualmente i teatri sono chiusi a causa dell'emergenza Covid quasi in tutta Italia. E sono sicura che l'esperienza di un concerto o di un'opera lirica manchi nello stesso modo sia a chi suona che a chi ascolta. Volendo trovare il lato positivo anche in questa situazione, possiamo dire che ultimamente l'interesse per la musica classica, per l'opera lirica, sia aumentato anche in conseguenza del lockdown e dello smart working che comunque hanno concesso a molte più persone molto più tempo a disposizione. Ciò mi fa ben sperare che molte più persone, quando i teatri riapriranno, avranno voglia effettivamente di provare questa esperienza del concerto dal vivo. E io ho deciso di fare questo video per incoraggiarti se sei di quest'idea. Ecco quindi risposta alle 6 domande più frequenti su un concerto di musica classica. Domanda numero 1, partiamo dalle basi. Come faccio ad informarmi sui possibili concerti di musica classica a cui posso assistere? Innanzitutto ti consiglio di tener d'occhio i cartelloni che vedi per strada, perché nella stragrande maggioranza dei casi, soprattutto se si tratta di orchestre importanti come potrebbe essere il Teatro La Scala di Milano, la RAI di Torino, Santa Cecilia a Roma, questi concerti vengono pubblicizzati alla vecchia maniera. Ma non solo cartelloni ufficiali, anche semplici volantini o annunci in qualche bacheca, perché non sono solo le orchestre più grandi che organizzano concerti, ma anche magari associazioni, allievi del conservatorio, piccole ensemble autocostituite. Ovviamente per tutto il resto c'è il nostro amico Google, basta fare una ricerca localizzata. Alcuni concerti sono ad ingresso libero, altri con offerta facoltativa, nel caso ad esempio di orchestre appartenenti ad un'associazione, oppure con un biglietto a pagamento. In questo caso potrei acquistarlo sia online, nella stragrande maggioranza dei casi, oppure direttamente in biglietteria. Piccolo consiglio, alcune orchestre organizzano delle prove generali aperte. Che cos'è una prova generale? È l'ultima prova prima del concerto, solitamente il giorno prima o il mattino stesso del concerto serale. Per accedere a queste prove, il biglietto è solitamente ad un prezzo molto basso, se non addirittura gratuito, e ovviamente l'orchestra e il programma sono gli stessi del concerto serale. Solitamente la prova generale è un capofondo di tutto il programma, così appunto come in concerto. Però potrebbe sempre succedere che il direttore decida di fermare l'orchestra e allora a quel punto avrai anche un'idea di come viene fatta una prova. Diciamo che avrai un assaggio di backstage. Domanda numero 2. Quanto dura un concerto di musica classica? Allora, ovviamente dipende da che cosa si suona, quindi dal programma. Solitamente il programma è diviso in due parti, con un intervallo al centro e il tutto dura intorno alle 2 ore, qualcosa più, qualcosa meno. Diverso discorso invece per l'opera lirica, che ha una narrazione di fondo, ha una scena, ha tutto un altro tipo di ritmo, quindi può durare anche 3-4 ore, ovviamente con numerosi intervalli. Non farti spaventare dalla lunghezza e semplicemente prova. Alcuni film durano 4 ore, però ne vale la pena. Domanda numero 3. Come mi devo vestire? E qui affrontiamo uno dei più grandi fraintendimenti in materia di concerti. Al di fuori dell'Italia, in particolare in Germania, il pubblico si reca a teatro vestito esattamente come se dovesse andare ad un altro tipo di appuntamento, quindi non so, al ristorante o al cinema o a fare una passeggiata. Si tratta certamente di culture diverse, ma il fatto che all'estero, in questo caso in Germania, non ci si ponga questo tipo di problemi e i teatri siano frequentatissimi e i biglietti per i concerti e per le opere siano molto popolari e parallelamente in Italia non sia così, personalmente mi ha sempre fatto pensare che chi non è mai stato ad un concerto o ad un'opera abbia un'idea di quello che succede a teatro un po' come se fosse sempre la prima della scala. Lungi da me suggerire abbigliamenti, ma non c'è un dress code definito per andare in teatro. Il teatro non è un club privato e nessuno ci vieterà di entrare se non abbiamo l'abito lungo o il frac. Domanda numero 4. Qual è la posizione ideale da cui ascoltare un concerto?
Allora, dipende molto dal luogo in cui il concerto si tiene. Il posto acusticamente migliore è quello del direttore perché deve coordinare tutte le voci dell'orchestra. In linea generale diciamo che se il concerto si tiene in una chiesa o in un luogo dai soffitti molto alti, è preferibile tenersi dalla metà della sala verso la fine, quindi è preferibile non sedersi nelle prime file. Per quanto riguarda il teatro, invece, il discorso è molto più complesso perché ci sono molti tipi di teatri diversi e anche solo un diverso materiale di costruzione può cambiare la resa acustica. In ogni caso, se sei alla tua primissima esperienza a teatro, il mio consiglio è quello di scegliere un palchetto, quindi una posizione sopraelevata, non tanto per la resa acustica, che sarà comunque buonissima, ma quanto per il fatto che riuscirai a vedere l'orchestra più da vicino e quindi sarà anche visivamente più piacevole. Domanda numero 5. Come funziona un concerto di musica classica? Potrà sembrare una domanda un po' banale, ma non lo è, perché c'è un preciso rituale che si segue generalmente sempre durante i concerti. Una volta abbassate le luci, entra prima di tutto l'orchestra che si siede, solitamente accorda prima dell'arrivo del direttore, quindi il primo oboe dà il la, prima ai fiati e poi al primo violino che lo dà poi a tutta la sezione degli archi. Dopodiché riscende il silenzio, entra il direttore d'orchestra, l'orchestra si alza in segno di saluto e di rispetto, si risiedono e inizia il concerto. Finito il concerto, in base a quanto il concerto è stato apprezzato, quindi a quanto sostanzialmente durano gli applausi, il direttore entra ed esce un numero imprecisato di volte, che non si può mai definire, e l'orchestra in quel momento resta seduta perché lascia al direttore la scena. Se nel programma del concerto appena eseguito erano previsti dei soli particolarmente famosi o importanti o virtuosistici nei fiati o negli archi, il direttore fa alzare lo strumentista che ha eseguito quel determinato solo e lo invita a mostrarsi al pubblico con un inchino. A volte viene eseguito un bis, due bis, tre bis in base a quanto durano gli applausi e quindi più è stato apprezzato il concerto, più bis si concedono. Ultima domanda, c'è qualcosa che dovrei o non dovrei fare ad un concerto? Allora, sì, assolutamente. La cosa che devi assolutamente fare è quella di andare ad un concerto, di godertelo aprendo bene le orecchie e godendoti il fatto di essere avvolto dalla massa sonora, un'esperienza che se ascolti una registrazione a casa tua potrai avere le migliori cuffie o il migliore impianto hi-fi, ma non sarà la stessa cosa. C'è però una cosa che dovresti evitare di fare, che è quella di applaudire tra un movimento e l'altro o tra una sezione e l'altra di un'opera con più sezioni. Di solito, infatti, se si tratta ad esempio di una sinfonia che prevede 4 o 5 movimenti intervallati da delle brevi pause di silenzio, non si dovrebbe applaudire finché non è stata eseguita la sinfonia al completo. Questo perché un applauso potrebbe spezzare la concentrazione non solo di chi suona, ma anche di chi ascolta, e in generale rovina l'atmosfera e il senso di unità dell'opera che viene eseguita. Attenzione, qui stiamo parlando di un concerto di musica strumentale, non dell'opera, che ha degli usi e costumi completamente diversi. Ad esempio, in un'opera di solito è consentito applaudire dopo un'aria particolarmente famosa o virtuosistica. Se sei nel dubbio se applaudire o no, hai due possibilità. La prima è quella di controllare nel libretto di sala se effettivamente sei alla fine di quella composizione, di quella sinfonia. La seconda possibilità è quella, nel dubbio, di aspettare e non fare nulla. Non mi stancherò mai e poi mai di ricordare e sottolineare come non serva assolutamente nulla di più di un po' di apertura, di sensibilità e di curiosità per apprezzare un concerto di musica classica o un'opera lirica. Ci sono soluzioni per veramente tutte le tasche. Ho assistito a dei concerti spettacolari in teatri meravigliosi pagando 10 o 15 euro o a delle prove generali pagando un biglietto da 3 euro o addirittura gratis. Noi musicisti non vediamo l'ora di riavere il nostro pubblico in sala, perché non esiste spettacolo senza pubblico e devo dire che l'abbiamo capito ora come mai prima, perché ora siamo costretti ai concerti a porte chiuse. Qual è stato il tuo primo concerto? Qual era il programma? Come ti è sembrato? Quali emozioni e sensazioni ti sei portato a casa? Raccontami nei commenti, non vedo l'ora di leggervi. Io vi aspetto nel prossimo video. Se siete nuovi potete iscrivervi al canale cliccando su iscriviti e sulla campanella per non perdere gli aggiornamenti.
Come al solito vi aspetto la prossima settimana con un nuovo video e tutti i giorni della settimana sulla mia pagina Facebook. Buona musica, ciao!